E siamo allo sport calcio mercato, parliamo del Pescara fumata bianca per Samuele Damiani, il presidente del Pescara Daniele Sebastiani, proprio sul nostro sito, tra poco lo leggerete, eccolo qui, grazie a Dino D'Angelo, abbiamo trovato l'accordo col suo agente Alessandro Servi, il centrocampista in ritiro con la Palermo a Manchester, sino al 2 agosto si aggregherà ai nuovi compagni di squadra nei prossimi giorni. La formula prestito con diritto di riscatto, determinante la volontà del ragazzo, legatissimo alla tecnico biancazzurro, cresciuto nell'Empoli, 26 anni compiuti lo scorso 30 gennaio. Damiani è stato appunto alle dipendenze di Silvio Baldini, prima alla Carrarese 2019-20, poi nel Palermo che nel 2022 centrò la promozione in B al termine di una cavalcata entusiasmante. Il centrocampista originario di Poggibonsi ha vinto due campionati di Serie B con l'Empoli di Alessio Dionisi nel 2021 e, come ricordato, in Serie C col Palermo nel 2022. Lo scorso anno è stato protagonista nella Juve Under 23, 32 presenze e 5 gol, uno dei quali realizzato nelle immagini proprio al Pescara, guidato in quel momento, era gennaio, da Zdenek Zeman in bacheca. Anche una Coppa Italia di Serie C nel 2019 con la Viterbese in finale, i laziali prevalsero sul Monza di Cristian Brocchi. Il classe 98 è un mediano che sa fare bene le due fasi, a forza, garantisce quantità e qualità a centrocampo, sarebbe il perfetto complemento di D'Agasso. In Serie C ha giocato anche con la Lucchese e appunto la Viterbese. Possiamo staccare con le immagini, perché per l'attacco piace al Pescara Mario Bortolussi, 28 anni, classe 1996, legato al Padova sino al 30 giugno 2025, 270 presenze in Serie C, una punta, prima punta di struttura, di movimento, incline ad attaccare molto bene la profondità come piace a Silvio Baldini. In carriera in doppia cifra nel Novara stagione 2019-20 in Serie C con 10 gol, soprattutto a Cesena nel biennio 2020-22, 28 gol in 80 presenze, nell'ultimo campionato 9 reti nel Padova, sempre in Serie C. Il DS del Pescara Pasquale Foggia ha avviato i primi contatti con il suo agente. Intanto è terminato il ritiro di Palena, questo pomeriggio la squadra ha sostenuto una seduta di allenamento al comunale Ughetto di Febo di Silvi Marina, dove domani affronterà in amichevole, seconda uscita stagionale, la Renato Curi angolana, team di eccellenza. La partita avrà inizio alle 17:30, match in diretta su Rete 8.